Un esercito di angeli in blue jeans per il tuo Natale più fashion. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo video in questa stupenda e creativissima preparazione al Natale. Oggi un video tra l'altro specialissimo, in collaborazione con una mia carissima amica del web che è Nadia Tempest. La conoscerete tutti, è famosissima, bellissima, ma soprattutto è dolcissima ed è uno spirito buono. E per questo io sono contenta ogni volta che c'è una bella festa importante di fare una collaborazione insieme a lei, perché è una ragazza pulita che mi piace consigliare per quei pochi che non la conoscessero e con cui mi piace accompagnarmi. Tra l'altro Nadia, vi ricordo, adesso siamo in periodo di Natale, ha scritto anche un bellissimo libro che vi suggerisco come regalino, come strenna di Natale per le ragazze. Se volete regalare un libro ma non volete discostarvi troppo da un genere letterario adatto alle ragazze ancora in erba, lei ha scritto un libro molto molto bellino, quindi vi lascio il link qua sotto in cui potete andare a trovare tutto se vi va. Questo Nadia non lo sapeva che l'avrei detto, ma mi va di aggiungerlo perché è una persona così carina e graziosa che veramente mi fa piacere aiutare i suoi progetti nel mio piccolo per quello che posso. Allora, detto ciò, di cosa parleremo oggi? Oggi innanzitutto parleremo del fatto che se sei qui e non ti sei ancora iscritto devi andare subito a farlo, e allora qui sotto al video clicca su iscriviti così non ti perderai mai più nessun video. E dopodiché cominciamo a lavorare insieme, faremo degli stupendi angeli in jeans, riciclando dei jeans vecchi. Vediamo come si fanno? Spostiamoci di là e andiamoli a creare insieme. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri fantastici angeli in blue jeans. Allora, dei jeans vecchi, io qui dei jeans di Enzino, mio figlio, che non gli vanno più e quindi riciclo creando questi stupendi angeli. Poi del cotone idrofilo o vatta, della lana magari usata per fare l'interno dei nostri angeli. Un'essenza, un profumo con cui volete far profumare i vostri angeli, e questo renderà gli angioletti non solo una decorazione ma anche dei profumatori per armadio, per cassetti o anche per ambiente appesi sull'albero. Le colle o dell'attaccatutto o dell'attac oppure della colla a caldo, state attenti a non bruciarvi se la usate. Per abbellire potete usare anche degli strassetti adesivi, dei festoni dorati o quello che vi pare, e poi un laccetto. E ci occorreranno anche delle forbici taglienti. Iniziamo subito! Ok, come prima cosa prendiamo il jeans e tagliamo una tasca. Taglio ad 1 centimetro dalla tasca, ben dritto, così, e affilo invece sulla parte laterale e sulla parte inferiore. Così. Abbiamo così una taschina in jeans, visto? Mettiamola da parte e tagliamone una per quanti angeli vogliamo. Ok, io ho tagliato qui 5 tasche, guardate che carine, con il bordino superiore e tagliate a filo nella parte inferiore. Da ogni jeans che abbiamo ritagliato adesso dobbiamo ricavarci 2 tondi per la testa e 4 forme di ali speculari. Vi faccio vedere come. Preparo una sagoma per l'ala e una sagoma per il faccino. Una sagoma di cartoncino che mi permetterà di fare tutte le ali uguali e non ad occhio. Quindi prendiamo un pezzo di jeans, mettiamolo in doppio evitando le cuciture da entrambe le parti e ritagliamo il nostro cerchietto. 2 per ogni testa. Dobbiamo fare la stessa cosa anche con le ali, quindi 2 formine doppie per ogni angelo. E voilà, anche le alette sono pronte. Quindi 2 così, formate da 2 parti per ogni angelo. Cosa faccio? Prendo un po' del mio cotone idrofilo, lo apro un pochino così e lo infilo nella tasca dando un po' di volume al tutto.
Poi, una volta decisa la quantità, la tiro fuori e spruzzo il mio profumo. Potete anche metterci del purpurì dentro se ce lo avete in casa. Io non ce l'ho e quindi uso direttamente il profumo. Non spruzzatelo sulla tasca perché a seconda dell'aggressività del vostro profumo potrebbe macchiare il jeans. Ok, una volta riempito quanto desiderate, usate la colla che avete a disposizione per sigillare i margini. Se come me usate la colla a caldo, fate molta attenzione a non bruciarvi. Bravo Insino. Allora, quindi chiudiamo bene e lasciamo asciugare. Nel frattempo prendiamo le nostre alucce che metteremo qui. E allora cosa facciamo? Prendiamo un puntino di ovatta così e lo posizioniamo al centro. Volendo possiamo metterci anche un puntino di colla per farlo stare fermo. Con una qualunque colla, anche forse meglio qui con l'attaccatutto, incolliamo i due lembi così e voilà, prepariamo anche la testolina. Quindi un giro di colla con un punto al centro del cotone idrofilo e sigilliamo. Adesso pensiamo a decorare il nostro angioletto. Possiamo farlo in differenti modi. Qui ve ne faccio vedere uno. Nel box informazioni vi metto il link del video che pubblico su Facebook dove vi faccio vedere un altro tipo di decorazione. Alla fine vi metto le foto con tanti tipi di decorazione in modo che voi possiate sbizzarrirvi. Prima decorazione con il festone dorato. Allora, prendo la testolina e decido il punto dove far attaccare il mio festone e lo poggio così, giro dall'altra parte, quindi taglio l'eccesso, giro dal retro e faccio chiudere l'andamento del festone. Voilà, così. Che carino! Facciamo la stessa cosa anche sulle alucce. Quindi segno con una penna i punti in cui il festone più o meno deve arrivare, perché questa parte la lascio libera per far appiccicare l'ala al resto del corpo, e anche qui colla su tutto il bordino e appiccichiamo il festone su entrambe le ali. Decoriamo anche l'abito. Come vedete qui c'è l'impuntura della tasca e allora magari posso decidere di seguire il disegno e fare aderire su tutto il festone. Insomma, qui potete veramente sbizzarrirvi con la vostra creatività. E adesso attacchiamo tutti i pezzi. Mettiamo il laccetto in modo che possano essere appesi e io vi consiglio il laccetto di attaccarlo quando attaccate la testolina. Quindi un bel punto di colla, il laccetto dentro e la testolina sopra, così, voilà, e fate asciugare perfettamente. Posizioniamo anche le alucce con questi pezzi abbondate di colla, quindi una luccia a destra e due. E il primo dei nostri angioletti in blue jeans è pronto per profumare e abbellire i nostri cassettoni, i nostri armadi, oppure direttamente essere appesi ad un albero troppo fashion. Ora facciamone un altro.
qui il secondo dei nostri angeli. E allora, uno in rosso e altri in dorati. Altre varianti su Facebook, trovate il link proprio qui giù nel box informazioni, dove c'è scritto mostra altro. Adesso vi lascio alle foto di tutti gli angeli che ho realizzato e noi ci vediamo dopo. Ciao! Raccontano che un angelo disceso curiosare si ritrovò su un albero la notte di Natale. La neve su quell'albero d'argento lo diventò e fu così che illuminò il bosco degli abeti. E questo oggetto è il simbolo, la sera di Natale, un albero che luccica con tanti bei regali. Visto che belli i nostri angeli in blue jeans, tutti diversi, ognuno con un suo animo. C'è quello trendy, c'è quello fashion, c'è quello classico, c'è quello rock. Insomma, scegli qual è l'angelo che fa per te e addobba l'albero, la tua cameretta. Sono bellissimi anche appesi come ciondoli da maniglia, sia per i cassettoni che per le maniglie di casa. Potete fare dei regalini fantastici alle vostre amiche. Potete fare dei profumatori per cassetto se li volete mettere tra la biancheria, tanto sono morbidi e non perdono pelucchi e roba varia. Far così profumare i vostri armadi e la vostra biancheria. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, regalatemi un pollice in su in blue jeans e condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Venitemi a trovare su tutti gli altri miei social, che sono tantissimi: la pagina Facebook di Arte per Te, il blog di Arte per Te, i miei canali YouTube Ombretta e Due Cuori Una K, uno di lifestyle, beauty, fashion e l'altro di cucina, Due Cuori Una K, quello che è insieme a Gabriele, i loro blog, Instagram, Pinterest, insomma un mondo di arte per te a vostra disposizione qualora volesse stare un altro pochino insieme a me. Io ringrazio Nadia che mi ha dato l'ispirazione per questi angeli. Nadia è una patita del jeans, a lei piace tantissimo, quindi ogni volta che collaboro con lei faccio qualcosa in jeans, un po' per omaggiarla, diciamo, della sua presenza sul mio canale. Adesso andate tutti a vedere il video di Nadia, lei vi aspetta, lei anche di là, con un video che so già essere divertente e molto molto piacevole. Quindi grazie a tutti per essere stati con noi, che sia una splendida preparazione a Natale. Bacio a Nadia e un enorme, enorme, enorme bacio a tutti voi che mi seguite sempre con tanto affetto. Grazie sempre per esserci, anche per questo Natale. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!